Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con informazioni di Televomero. Sia la semplificazione delle procedure, ma non senza responsabilizzazione. Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dice di essere convinto che la semplificazione sia necessaria. L'ho detto oggi a Napoli. L'attuazione della disciplina anticorruzione nel Comune di Napoli, aspetti specifici e misure di prevenzione. Se ne è discusso a Palazzo San Giacomo in un seminario, qui è intervenuto anche Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ma come si combatte la corruzione con un sistema di giustizia così lento che non garantisce la certezza della pena? Guardi, questo però non è un tema che spetta all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il tema è evidente che la corruzione si combatte attraverso interventi complessivi che riguardano il sistema repressivo, il sistema preventivo e che non è solo un pezzo. Però ripeto, credo che a questo sia il momento di cominciare a provare a lavorare sul concreto, su molti temi su cui diciamo siamo stati investiti e credo che sia giusto adesso lavorare. Obiettivo generale del progetto è sviluppare la capacità delle amministrazioni di elaborare e gestire le strategie locali di prevenzione del fenomeno corruttivo in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall'Agenzia Nazionale Anticorruzione lo scorso 11 settembre, come spiega il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Cosa è emerso, sindaco, questa mattina da questo incontro? Innanzitutto sono momenti di riflessione importanti e poi un consesso prestigioso perché abbiamo avuto Raffaele Cantone che ha portato le sue riflessioni, il procuratore della Corte dei Conti che interverrà, il Formez e poi il Comune di Napoli che, come dire, non si limita alla convegnistica, nel senso oggi abbiamo illustrato il piano per la prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Napoli, che fa della legalità un suo punto di forza in termini di prevenzione, ma anche di repressione. Infatti tutti le attività illegali che noi riscontriamo vengono duramente punite, ma quello di cui più andiamo orgogliosi è che siamo all'avanguardia sul piano della prevenzione. Innanzitutto sulle gare e gli appalti, penso al CUAG che abbiamo istituito, il Centro Unico degli Acquisti e delle Gare, e tutte le altre attività che mettiamo in campo per rendere efficace la prevenzione. Non solo controlli formali, che spesso sono fini a se stessi, controlli sostanziali, semplificazione e meno burocrazia. Silvio Berlusconi sarà sentito come testimone puro nel processo per gli appalti nella Repubblica di Panama. Lo ha deciso il Tribunale di Napoli, che ha respinto l'istanza dei difensori dell'ex premier che chiedevano che venisse ascoltato come imputato in un procedimento connesso o testimone assistito. Berlusconi c'era, ma non si è visto. Testimone puro nel processo per gli appalti nella Repubblica di Panama, che vede imputato l'ex direttore dell'Avanti Walter Lavitola, l'ex premier non ha voluto la presenza di cameraman e fotografi all'interno dell'aula del Tribunale di Napoli. Ai giudici Berlusconi ha detto di sentirsi orgoglioso della telefonata del 2 agosto 2011 con Massimo Ponzellini, ex amministratore delegato di Impregilo. È cominciata così la sua deposizione. Berlusconi ha detto che Lavitola era preoccupato per la mancata costruzione dell'ospedale promesso al governo di Panama e gli aveva chiesto di informare Impregilo che senza quella costruzione il governo panamense avrebbe revocato alle imprese italiane l'appalto per il raddoppio della costruzione del canale. Respinta l'istanza dei difensori dell'ex premier, gli avvocati Ghedini e Cerabona, che chiedevano che venisse ascoltato come imputato in un procedimento connesso. Pizza in un ristorante napoletano per Silvio Berlusconi, dopo la deposizione in tribunale come test, come abbiamo visto, il leader di Forza Italia è stato accolto all'uscita da alcune decine di persone che lo hanno applaudito, gridando frasi di saluto. Berlusconi sorridendo è salito sul predellino dell'auto per ringraziare e salutare dall'alto la folla. L'unione sindacale di base è in piazza. In piazza l'Unione Sindacale di base in tutta Italia, anche a Napoli, con un corteo che si è snodato da Piazza Mancini a Piazza del Plebiscito. Lo sciopero è stato indetto per la riapertura dei contratti economici, la stabilizzazione dei precari contro la riforma della pubblica amministrazione, la mobilità selvaggia e la spending review, che dice il sindacato colpisce i più deboli. Spending review la proponiamo noi perché, come ho detto prima, l'internalizzazione porterebbe un risparmio annuo di 60 milioni di euro all'anno, praticamente, altro che spending review. Invece con la spending review, proponendo la gara Consip, loro spendono il doppio dei soldi che dovrebbero spendere. Noi siamo in piazza per manifestare in effetti i tagli del governo e la spending review, che comunque ci ha in un certo modo ci ha fatto dei tagli a noi e ai nostri discontinui che operano nel settore del precariato. Inoltre noi rappresentiamo la delegazione della Campania. Stamattina
E niente, siamo qui appunto per dire al governo basta, cioè vogliamo le assunzioni, vogliamo il turnover come c'è sempre stato in effetti. Quanto è difficile lavorare da precario in questa città? Tantissimo, considerando i tempi di oggi non saprei nemmeno dirlo o spiegarlo a parole quando è difficile, perché la rabbia è tanta e noi l'unica cosa che chiediamo è di essere assunti e basta, non ci sono più parole. Noi lottiamo per la stabilizzazione di questi precari, perché effettivamente ne abbiamo bisogno, anche perché il Corpo Nazionale bisogna svecchiarlo. Stanno gente che va in pensione a 60 anni, non è più possibile andare in pensione a 60 anni e quindi essere ancora operativi. Bisogna creare un qualcosa di diverso affinché effettivamente il Corpo Nazionale sia più giovane, più pronto alle esigenze dei cittadini. In piazza anche voi questa mattina? Sì, perché noi siamo rifugiati che viviamo in mezza strada, perciò anche noi siamo venuti per parlare quelle che abbiamo da dire. Ci sono tanti rifugiati che dormono in mezza strada, ogni giorno, ogni notte, e così non va bene. Noi stavamo negli appartamenti, adesso ti hanno buttati fuori. Ci sono tante persone che non hanno lavoro, non hanno da cosa mangiare, e allora se noi non abbiamo anche dove dormiamo, e così non va bene. Perciò adesso noi siamo venuti qua per parlare i nostri difficoltà. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato con accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio Francesco De Rosa, 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto vicino al clan camorristico della Vennella Grassi. Nell'inchiesta che ha portato ad 11 arresti e al sequestro di beni per 10 milioni di euro riconducibili al clan dei Casalesi, sono state individuate 3 società edili intestate fittiziamente a prestanomi. Beni per circa 10 milioni di euro tra Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa, Toscana ed Emilia Romagna, sono stati sequestrati dal GICO della Guardia di Finanza di Firenze, dalla squadra mobile della Questura di Caserta, ad un gruppo di prestanome parenti di Sigismondo di Puerto, fedelissimo di Nicola Schiavone, figlio del boss del clan dei Casalesi, Francesco Schiavone, alias Sandokan. Nel blitz sono stati arrestati il padre, 2 fratelli, un cognato e i nipoti di Purto. Le conferme nelle parole del comandante del GICO di Firenze, Antonino Raimondo. È stata in realtà quella dell'opera pubblica un'opera di minore importanza, ma è sicuramente significativa della loro presenza sul territorio, dell'agire con dei prestanome. Prestanome del tutto incensurati, del tutto scevri da qualsiasi tipo apparente di collegamento con la criminalità organizzata. Solo grazie a una ricostruzione attenta fatta sul territorio, intanto dai reparti territoriali, in questo caso all'inizio dal nucleo di polizia tributaria di Pisa, dopo dal GICO di Firenze in collaborazione col servizio centrale, con lo SCICO di Roma, siamo riusciti a ricostruire in maniera analitica i flussi finanziari che dalla Campania andavano verso la Toscana e l'Emilia Romagna e i flussi di denaro ripulito, riciclato, che dalle società edili ritornavano nelle classi del clan dei Casalesi, in modo particolare della famiglia di Porto. Provvedimenti di sequestro e le misure cautelari nei confronti di parenti di Sigismondo di Porto, detto Sergio, sono state emesse dalla giudice delle indagini preliminari di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Sigismondo di Porto, attualmente detenuto, fu arrestato dalla squadra mobile di Caserta il 20 dicembre del 2010 dopo una fuga sui tetti di un'abitazione a San Cipriano d'Aversa, un'operazione importante come sottolinea il procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli. È l'ultima conferma di quanto lei dice. Vi è una pluralità di inchieste e di indagini giudiziarie che dimostrano in particolare una tendenza dei Casalesi al reinvestimento dei profitti illeciti delle loro attività nelle regioni del nord e in particolare in Emilia Romagna, oltre che nel Lazio. Con queste procure noi siamo in contatto molto frequente attraverso uno scambio di attività proficuo che ci consente appunto di ottenere risultati che colpiscono pesantemente quella che è la cassa di questo gruppo. 2 attrezzatissime sale di masterizzazione per la riproduzione di CD e DVD con marchi contraffatti e senza contrassegno SIAE sono state scoperte a Napoli e ad Afragola dalla Guardia di Finanza, che ha arrestato 2 persone. Sono stati sequestrati più di 80 masterizzatori. Su Bagnoli sfidiamo Renzi a fare sul serio, e quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli Italia Alleanza Nazionale, Marcello Tagliatera. Chiedono l'intervento quindi del Presidente del Consiglio.
un sottosegretario ad hoc per Bagnoli. È questo l'invito lanciato al governo Renzi dai rappresentanti locali e nazionali di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che questa mattina hanno convocato un incontro per annunciare le iniziative da mettere in campo per spingere il Presidente del Consiglio, che nell'ultima visita a Napoli aveva annunciato il cronoprogramma per lo sviluppo del quartiere occidentale del capoluogo campano, a fare sul serio dopo anni di politiche fallimentari attuate dai precedenti esecutivi nazionali. Al tavolo dei relatori i consiglieri comunali Marco Nonno e Vincenzo Moretto, il Presidente del Consiglio provinciale Luigi Rispoli e il parlamentare Marcello Taglialatela. Individuare un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che abbia ufficialmente la delega e che quindi possa coordinare le competenze dei vari ministeri che ovviamente hanno possibilità di azione su Bagnoli, parlo del Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dei Beni Culturali. Noi vogliamo che il governo nazionale intervenga in maniera seria. Mondiali, a sorpresa eliminazione inaspettata della Spagna, e Napoli aspetta la partita di Verdi con il Costa Rica. Sale la febbre azzurra anche a Napoli, dove dopo la convincente vittoria nell'esordio mondiale contro l'Inghilterra, centinaia di bandiere sono apparse sui balconi dei vicoli dei quartieri spagnoli, dove il tricolore si contende lo spazio al bucato steso ad asciugare sui fili tesi tra palazzo e palazzo. Chi vincerà i mondiali secondo lei? Secondo me vincerà l'Italia. Secondo me l'Italia, forza Italia. L'Italia. Speriamo l'Italia, sicuramente. Ma la previsione? Difficile, ci sono troppe squadre importanti e effettivamente hanno dato già un buon risultato, al momento voglio dire. Poi, comunque, forza Italia. Tutti i tifosi dell'Italia, a parte qualche piccola concessione a fan dell'Argentina che legati ai ricordi del periodo napoletano di Maradona o al nuovo idolo del San Paolo, Gonzalo Higuaín, ha esposto la bandiera bianco-celeste col sole che ride del paese sudamericano. Noi siamo parte europea, non siamo italiani. Noi tifiamo, a Napoli si tifa Argentina, vero Bruno? Che tifiamo noi? Solo Argentina, forza Argentina, ovunque e sempre. Di Diego, non per caso di Diego, proprio perché ci piace i colori dell'Argentina. 365 giorni. Noi non siamo italiani, siamo napoletani. Grazie. Sale la febbre dei mondiali a Napoli, si vendono anche più giornali? No, non lo so il motivo qual è, ma altri anni abbiamo venduto molto di meno. Anzi, quest'anno non si vendono nemmeno le bustine dei mondiali, cosa che non è mai successo. Non lo so, può darsi che in appresso verrà veramente la febbre del mondiale e allora si venderanno, però fino adesso la vendita è uguale a quelle dei giorni passati. Diciamo che in media sono sempre gli stessi, che le stesse copie che si vendono. A parte poi quando c'è la partita dell'Italia e che ha vinto, fortunatamente c'è stato un poco di incremento. La ristampa del libro bianco Salute e Ambiente in Campania, edito nel 1977 dalla rivista politica meridionalista diretta da Nicola Squitieri, ha offerto l'occasione per fare il punto con alcuni degli autori della ricerca nel corso di un incontro che si è svolto presso l'Ordine dei giornalisti della Campania. I nuovi allarmanti dati sulla terra dei veleni e sulla situazione della salute e dell'ambiente in Campania sono stati i temi al centro dell'incontro tenutosi presso l'Ordine dei giornalisti di Napoli, promosso dalla rivista Politica Meridionalista. Il punto di partenza del dibattito è stato il libro bianco dal titolo Salute e ambiente in Campania, pubblicato nel 1977 di recente ristampa. In esso si indicavano per la prima volta il livello di inquinamento a livello scientifico-sociale della Campania e veniva tracciata una vera e propria mappa della nocività a Napoli e in provincia di Napoli. Il professore Giulio Tarro ci ha fatto un quadro della difficile situazione della salute e dell'ambiente in Campania. Sicuramente sotto gli occhi di tutti, d'altra parte io credo che non è più sufficiente dire quali sono i problemi e eventualmente provarli pure, ma dobbiamo pensare alle soluzioni. Sicuramente è ormai una coscienza di tutti, ognuno fa parte di un mosaico, cioè siamo un tassello che deve rappresentare la realtà. Questa realtà ha bisogno di avere delle prospettive sicuramente migliori di quelle che sono attuali. È peggiorata la sopravvivenza in comparazione alle altre regioni italiane, è peggiorata la situazione, come sappiamo, legata non tanto
ai rifiuti urbani, ma soprattutto a quelli industriali che sono stati, per così dire, seppelliti, e quelli che non sono seppelliti vengono bruciati, sviluppo di diossine, sostanze cancerogene. Per quanto riguarda i seppellimenti, c'è il problema dell'inquinamento delle acque, ci sono i metalli pesanti, insomma c'è tutta una serie di situazioni per cui se non si pone, diciamo, un rimedio, ovviamente non si fa prevenzione, che è fondamentale e costa meno poi delle cure. Uno stabile è stato evacuato a Cicciano in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito la Campania. Una vera e propria bomba d'acqua ha colpito l'area nolana, in particolare i comuni di Cimitile, Cicciano, Tufino e Nola. Sono 10 le squadre della protezione civile regionale già impegnate nell'area colpita da pesanti precipitazioni temporalesche. In particolare stanno lavorando 6 squadre di volontari regionali e 4 di tecnici del genio civile della protezione civile. Presentato il libro 1000 voci per un coro. È stato presentato questa mattina nella sala dei Baroni al Maschiangioino il libro dell'UNICEF 1000 voci per un coro, sui primi 40 anni del Comitato Italiano, nato proprio il 19 giugno del 1974, quando ci fu l'accordo per l'accreditamento sottoscritto con il Ministero degli Affari Esteri. Presenti il Presidente Nazionale Giacomo Guerrera, il Presidente Regionale Margherita Di Niciacci, autrice del libro, e molti Presidenti dei Comitati Regionali, nonché il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Numerose le personalità del mondo della cultura che hanno partecipato questa mattina alla manifestazione. L'avvocato Gerardo Marotta, presidente dell'Istituto Studi Filosofici di Napoli, il professor Armido Rubino, docente della Federico II, hanno testimoniato la loro lunga collaborazione con l'UNICEF. Resterà chiuso per circa una settimana per le sole visite dei congiunti dei defunti del cimitero monumentale di Poggioreale. E quanto rende noto il servizio cimiteri del Comune di Napoli, la chiusura si è resa necessaria per consentire una serie di urgenti lavori di messa in sicurezza da parte di un'impresa specializzata individuata con procedura di somma urgenza da parte dei competenti uffici comunali. In alcune alberature del parco, nel cimitero cittadino, una messa in sicurezza resasi necessaria dopo le forti perturbazioni atmosferiche dei giorni scorsi. In questa settimana, grazie ad un servizio di accompagnamento in sicurezza svolto dalla polizia locale, saranno ovviamente garantiti alla cittadinanza tutti i servizi funerali e inumazioni. Soltanto fino a domenica 22 invece il cimitero di Santa Maria del Pianto osserverà la medesima chiusura al pubblico, sempre per assicurare l'effettuazione di alcuni urgenti lavori sugli alberi. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per essere stati con noi, arrivederci.